Veronica ha 18 anni e vive a Milano. La sua è una grande famiglia composta da mamma Dina e al Carduccio e papà Gianni. Fa quell'effetto lì? Le sorelle maggiori Federica e Franci. I gatti Simba e Kovu. Veronica è una ragazza testarda, studia da estetista e progetta, dopo il diploma, di frequentare un corso di tatuaggi. Il trucco e i tatuaggi non sono le sue uniche passioni. Veronica ama anche la musica e il canto. 2 anni fa, incuriosita da un video musicale, mette un like al cantante rap Victor X, all'anagrafe Vittorio. Vittorio, ora ci vuole! Vittorio è più grande di 2 anni e vive a Napoli. Tra i due è subito amore. La loro è una storia a distanza, fatta di gelosie e litigi, ma anche di scherzi e risate. È proprio come uno scherzo che Veronica una sera annuncia a Vittorio: sono incinta. Per fare posto a Vittorio, Franci, la sorella di Veronica, gli ha gentilmente lasciato il suo letto. Questo dobbiamo prendere. Adesso sono in 3 a dormire in una stanza: Veronica, Vittorio e Federica, l'altra sorella. Un po' stretti, ma felici al pensiero che tra pochi mesi ci sarà anche Liam. Sono brutti. Allora, cerchiamo di mantenere una posizione comoda, gli occhi si possono chiudere. Cerchiamo di rilassare completamente il corpo, di ammorbidire le guance, le labbra. Se scappa un sorriso va bene, non c'è problema. È per i gatti più che altro. Gli occhi sono chiusi in modo morbido e rilassato. E la fronte è spianata e rilassata. Dove andare? Così un po' difficile, però mi sto rilassando veramente. Dovresti provare. Dai, ci fa pure, ci fa. Guarda che sei già convinto. Vai, siedi. Oh, guarda come sei più comodo. Dritta la schiena. Metti un piedino davanti all'altro. Così? Sì. Sei comodo? Più o meno. Dai, allora incrocia lì. Oh, vedi già che sei yogico. Sì, sì. Perfetto. Inspirando, apri le tue braccia, cresci verso l'alto, ti espandi, 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 espandi. Quando ho scoperto di essere incinta ero a Napoli per la prima pandemia, perché sono rimasta bloccata lì e niente, avevo un ritardo di 6 giorni, mangiavo cose che prima non mangiavo, tipo il pane, ed ero un po' più golosa. E allora ho deciso di fare il test e niente, risultato subito positivo. Lasciate andare ogni tensione, cercate di respirare all'unisono. La mia reazione non è stata proprio bellissima inizialmente, ero praticamente scioccata, non sapevo come dirlo ai miei genitori, cioè ho detto, ma come faccio? Ascoltate il respiro dell'altro, entrare in voi e diventare il vostro respiro. È stata una batosta all'inizio, devo dire la verità. Ho pensato, lo voglio sto figlio, cioè sono in grado di crescerlo. Tenete il respiro in movimento coordinato, prendetevi tutto il tempo necessario. Quando sei in queste situazioni sei tu e la tua mente, tu e i tuoi pensieri, e quindi ho deciso che in ospedale non mi sarei presentata mai per abortire, ho deciso di tenerlo. Ma cade, quindi non riesco. Appoggiati pure a lui, appoggiati, è lì apposta. E io là ho detto, madonna, mi se lo volete tenere, cacchio. Sentiamo il calore dell'altro vicino a noi, la stabilità che ci dà essere in 2. Però poi mi faccio, dico, no, aspetta, io la amo comunque, cioè io la voglio bene, voglio stare tutta la vita insieme a lei, perché non tenercelo? E dico, vabbè, allora per me va bene. Fate tesoro di questa esperienza e torno su. Chiara ha 17 anni, vive a Salerno e frequenta il 4º anno dell'istituto alberghiero. Adesso credo di andare a fare colazione e poi di iniziare le video lezioni in 2ª ora. Quella di Chiara è una grande famiglia allargata. I suoi genitori, mamma Anna e papà Mario, si sono separati quando era una bambina. Il papà si è risposato con Teresa
e Chiara è cresciuta con le figlie di lei, Perla e Aurora. Qui si mangia pasta, pomodorini e tonno. Un anno fa Chiara ha conosciuto Simone. Stavano insieme da appena un mese quando, a causa di un ritardo, Chiara ha fatto un test di gravidanza in un bar, insieme alle sue amiche. Poco dopo è corsa da Simone e gli ha annunciato: «Oh, sono incinta!» Simone ci ha messo dei mesi a metabolizzare la notizia, ma poi è tornato da lei per aspettare insieme l'arrivo di Christian. Poi secondo me è proprio sempre 4! Da quel momento per Chiara la gravidanza è stata più tranquilla. Da pochi giorni, però, ha ricevuto la notizia che Anna, la mamma, è positiva al Covid. Papi, vieni un attimo. Si è dovuta così trasferire a casa del papà, dove è stata subito accolta con grande affetto da Teresa, Aurora e Perla. Sono andata a fare l'ultima ecografia e Cristiano non si vedeva, cioè nel senso, non si è visto bene. Hai gli occhiali, servono in quel caso. E comunque, come te lo immagini? È la stessa domanda. Mi ha fatto conoscere Simone, un amico. Noi uscivamo nello stesso posto, ma non nello stesso gruppo. C'erano tutte persone che si conoscevano, io e lui no. Mise in sondaggio, lei mi votò e io la contattai. Da là ci iniziamo a sentire, però poi venne la quarantena. E tutta la quarantena a parlare, parlavamo al telefono per ore e ore, tutta la nottata. Io tutta la quarantena ho assillato mia madre con questo Simone, tutta la famiglia. Dicevo, madonna, mi chiama Simone, devo parlare con Simone, no, non mi disturbare. La famiglia veramente in quarantena non esisteva più, esisteva solo lui. Dopo, quando siamo usciti, ci siamo visti, è scoppiata la scintilla. Ho fatto un sogno che aveva gli occhi azzurri. Cioè, ho fatto un sogno di un bambino con gli occhi biondo azzurri. Biondo con gli occhi azzurri. Un principino proprio. Oppure moro con i ricci. Ci siamo messi insieme il 4 maggio, a giugno è stato concepito Christian, quindi presto. Quando mi venne a dire che stavo lavorando, bello e buono, mi chiama e si presenta con questo test, sono incinta. Non sapevo come reagire. Come ogni ragazza si fantastica con il ragazzo che si crea il futuro già dentro di sé, che dice con questa persona che insomma ci vorrei sposare, fare dei figli. Però essendo che era comunque un rapporto iniziato da poco, lì per lì ancora non c'era stato quel pensiero e quindi ci eravamo rimasti un po' entrambi. Chi uno un po' così, l'altro peggio. Siamo stati divisi per tre mesi pieni. Finché un giorno mi dice di ritornare con lui e io dico: ma torni con me solo per Christian, perché se torni con me solo per Christian a questo punto resta solo un rapporto di amicizia, perché se non lo vedi comunque non è che... E lui disse: no, io torno con te perché io voglio stare con te e stare anche con Christian. No, sto recuperando tutti quei tre mesi che non come c'è sei stato brutta. Oh, come sei brutta. La smetti di spingermelo contro? Vuoi anche tu fare il paso? Marika ha 17 anni e vive a Vallonga, in provincia di Padova. Figlia di genitori separati, Marika vive insieme alla mamma Elisa, ai fratelli Giada e Nathan e al suo fidanzato Nicola, che si è trasferito da lei da qualche mese. Buonanotte. Nicola ha 22 anni e lavora come fabbro nella ditta di suo padre. Con lui Marika ha una relazione che dura da 2 anni e mezzo. Sei felice? Sì.
si sono conosciuti sui social e in breve tempo un semplice mi piace a una foto si è trasformato in un'importante storia d'amore. Un giorno, insospettita da un ritardo, Marika ha fatto un test di gravidanza. Nicola era accanto a lei quando l'esito è apparso sullo stick. Marika l'ha guardato negli occhi e ha detto: «Sono incinta!» Ciao, mi chiamo Marika, ho 17 anni, sto aspettando lei, la piccola Margot, e non vedo l'ora di vederla. Mi ha portato tanta gioia scoprire di essere incinta e ti aspettiamo. Stamattina, quando sei andato via tu? Bene. Oggi cosa fai? Stamattina ho preparato il sugo, ho preparato il tavolo e adesso sto aspettando che si cucini la pasta. Dopo 3 mesi che sono rimasta incinta, Nicola si è venuto a trasferire qui. Per me è stato una gioia averlo qui con me tutti i giorni perché appunto mi serviva proprio un supporto morale da lui. A che ora torni stasera? E adesso viviamo tutti assieme. Ciao amore. Ciao dopo amore. Adesso la mia giornata tipo è che mi sveglio con lui alle 6:30 di mattina, poi mi riaddormento e mi sveglio per fare il pranzo. Aspetto mia mamma e i miei fratelli che tornano a casa e poi mangiamo tutti assieme. Ginger. Guarda che c'è ginger in me. Eccoci qua. Ciao. 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 Tutto bene? Com'è andata a scuola, Giada? Bene. È andata bene? Sì. Ti hai interrogato anche te? No. E Nathan, cosa hai fatto di bello a scuola? Avevo musica, matematica. Sì. E basta? No, non mi ricordo più. E te, Marika, cosa hai fatto di bello? Io ho fatto la lavastoviglie, poi ho preparato il pranzo. E a che ora ti sei svegliata? Hai fatto la colazione? Sì. Alle 10:30 mi sono svegliata. Va bene, come il tuo solito, ecco. Marika ha un po' un carattere particolare, diciamo, lei, vabbè, la prima, viziatella, giustamente sì, un po' di capricci, qua e là, però diciamo ti aiuta in quello, in tutto quello che vuoi, però avrebbe un carattere un po' abbastanza tosto. Mi passi l'acqua da qui, per favore. Sei pronto a fare lo zio? Più o meno. Più o meno. Dov'è la panciona? Dai un bacino alla panciona, dai. Chi c'è dentro là? Margot. C'è Margot, amore. Quando io andavo a lavoro, che Natta, essendo il più piccolino, mi ha sempre aiutato anche lei, con la pappa, col cambio pannolino. Chi ti aiuta a fare i compiti oggi? Ti aiuta la Marika? Ti piace? Vero che ti aiuti la Marika? Dalila ha 18 anni e vive a Tor San Lorenzo, un paesino vicino al mare in provincia di Roma. Insieme al suo fidanzato Rinaldo. Rinaldo, non riesco a venire! E alla famiglia di lui. Una famiglia numerosa, composta da mamma Arianna. E le belle chiavi. Non me l'era accorta. E papà Emanuele. La sorella maggiore Thalia e i due fratellini, Adriano e Lorenzo. Fino a poco tempo fa, Dalila era una ragazza ribelle e senza regole, ma il destino le ha regalato l'incontro con Rinaldo, che per lei è stato un vero principe azzurro. Rinaldo ha 20 anni, lavora in una ditta edile insieme a suo padre ed è l'unico in grado di tenere a bada l'esuberanza di Dalila.
Fammi guanti dopo. La loro storia d'amore è iniziata 4 anni fa e da allora non si sono più lasciati. Un giorno, a causa di un ritardo, Dalila ha fatto un test di gravidanza. Non immaginava proprio di leggere quell'esito, ma ha dovuto chiamare Rinaldo e annunciargli «Sono incinta». Da quel momento Dalila ha lasciato la casa di sua madre Gisa e si è trasferita dalla famiglia di Rinaldo per affrontare insieme a lui questa nuova avventura. Bella, io tra 30 giorni do sfratto di casa. Buongiorno, mi sono appena svegliata. Rinaldo non c'è, è rimasto solo il suo pigiama, che questa mattina alle 5 è andato al lavoro. Adesso mi devo alzare, anche se non mi va, perché la notte non è che dormo benissimo, più che altro perché con la pancia è un po' scomodo dormire. Quindi adesso noi ci alziamo e andiamo a mangiare perché abbiamo una certa fame. A me la gravidanza ha preso, cioè, lo stomaco mi è stato aperto così. Mi sono grossata tanto. Sono sempre stata magra comunque. Vedermi mo 60 kg per me è un trauma proprio. Dopo il parto, la prima cosa che faccio, la mattina mi faccio i giri con la carrozzina, almeno così, capito, cammino e dimagrisco. Però adesso io continuo a mangiare, a me non mi frega niente, ho fame, che faccio, mi marò di fame, no. Da quando è rimasta incinta, Dalila si è trasferita a casa della famiglia di Rinaldo. Il sabato è il giorno della settimana che aspetta con più ansia, perché lui sta a casa da lavoro. Ma non sempre i due condividono gli stessi progetti per il weekend. È finito? No, è acceso. Morto. Ma che giochi a fare se ti ricordo? Non sono morto del gioco. Hai finito la partita, ne sei fatte un'altra 4? Ora giù a tanta pace un giorno, Dalila. Allora, Rinaldo l'ho conosciuto alle giostre. Stavamo sempre a parlare per messaggi tutti i giorni. Vabbè, la colla abbiamo fatto un pratico. Senti, mo fa una crepe. Ci metti la panna, lo sciroppo glassato alle fragole. E dopo? E le fragole dentro al supermercato. Vai. Lui non è un tipo romantico, Tipo il primo bacio, per farti capire. Pensavo fosse magari una cosa più romantica, mi prendeva da parte. Invece avanti a tutti, ciao, mi ha dato un bacio così a stampo. Rina? Che c'è? Hai giocato a me? No. Dai. Mai. Io e Rinaldo siamo l'opposto in certi sensi, ma uguali in altri sensi, quindi per questo noi non andiamo d'accordo. Cos'è che mi vado a prendere? Che ti vai a prendere? I cristini con la cioccolata. Schifo. Lei non ha mai avuto regole. Nel senso, quello che voleva fare lo faceva. No, Rina, proprio che buoni. Ma sa già? Che cosa? No, assalto. No, dai, non me lo vanno, no. Per rompe da mattina alla sera. C'è un carattere che è un macello. Fate. Che dite? Molti la sera, via. Come sta, pupa? Uscite, un folle. Te ancora gioca la play. Quando la finisci? Oh, io non la faccio più. Non le mangio. E basta che mangia. Ma è giusto. Questi 4 anni è cambiato tanto. Tanto. E per me è una soddisfazione grande, se dico la verità. Suomi ha 16 anni, vive a Passoscuro in provincia di Roma, vicino al mare, e ha sempre sognato di fare la parrucchiera. Viene una signora che quali boccoli non gli fai, io vedi, dico, senti, posso fare a modo mio. I suoi genitori, Tamara e Nico, si sono separati quando lei aveva 8 anni. Ci vogliamo andare a fare una camminata? Da quel momento Suami è andata a vivere con la mamma, ma appena può si vede con i suoi fratelli, Yari e Manuel. Sulla spiaggia di Passoscuro, Suami ha incontrato un ragazzo, Matteo, con cui ha intrapreso una relazione che tra i vari tira e molla è durata ben 2 anni. Un giorno però Suami ha iniziato ad avvertire degli strani fastidi. Si è confidata con la zia Angela e la cugina Eleonora,
e insieme a loro ha fatto il test di gravidanza, che l'ha fatta scoppiare in lacrime, urlando «Sono incinta!». Il ragazzo di Swami non ha preso bene la notizia e ha lasciato che iniziasse da sola la sua nuova vita in attesa della loro bambina. Mi sta esplodendo la pancia. La delusione di Swami è stata tanta. Adesso però ha un solo pensiero. Non vede l'ora di conoscere la sua piccola Crystal. Come i potete, deve nascere forte già, eh. Ah. Buongiorno, noi ci siamo appena svegliate e Crystal stanotte ha deciso di non farmi dormire, non gli andava bene nessuna posizione in cui stavo, si muoveva in continuazione. Vero, mammina? Non vedo l'ora di vederti. Mami, vieni che apparecchiamo, per favore. Mamma, io ho fame, perciò non ne buttare poca. Tanto per cambiare. Le pettuccine vanno bene? Sumi? Sì. Ok. Ma oggi? Ah, oggi è lunedì. Cioè, tra due giorni è il mio compleanno, ma... lo so, amore mio. Ti ho fatto nascere io. Quando sono incinta, la mia giornata tipo è alzarmi la mattina, fare colazione, lavarmi, aspettare mamma mentre guardo un programma in TV. Poi arriva mamma, ci facciamo una chiacchierata, lei si lava, è l'ora di cena, e mangio e vado a dormire. Dai, su, mamma. Altro pochino, dai. Poi dici che mi ingrasso. Vuoi mangiare la mia nipotina? Sì. Ti metto il sugo sopra. Credo che mia mamma ha tanta pazienza con me, perché sono molto pigra. Molto. Non me la devi fare mai niente. Oggi che facciamo? Bella passeggiata? La mia passione è stare sul divano o sul letto. Basta. Tra tre giorni mancano 60 giorni precisi. Oh, tre giorni. Ma io la voglio vedere. Ma è un po' il tempo, eh. Due mesi manca. Spero che questi due mesi passino velocemente. Ma sicuramente. Sono una ragazza molto occupata durante la giornata. Poi così questa pancia mi stanco sempre. Ma mai ne fa niente. Cioè, manco prima, però. Ecco perché pure prima non facevi niente. Adesso peggio che mai. Non me la manco più di sì come Eugene. Non me la più ne fa niente. Voglio partorire. Per adesso credo di aver messo almeno 14 kg. Io vedo com'è, cioè si assomiglia a me. O al papà. O la mia famiglia. Cioè, capito? Voglio vederla. Guarda, goditi questi momenti che dopo ti manca la pancia. Sì, insomma, dopo ti manca, mamma, credi? Ah no, ma magari a te ti manca la pancia, a me no. Ma perché non lo sai? Perché ancora devi partorire, perciò come fai a saperlo? Ultimamente sto camminando molto, però non vedo cambiamenti. Perché mangio. Erika ha 17 anni e vive a Lauropoli, un piccolo paese in provincia di Cosenza. Il suo sogno è diventare una brava estetista e la mamma Donatella l'ha sempre sostenuta in questo suo progetto. È proprio una mia passione, cioè mi piace proprio a me. Le giornate di Erika sono scandite da ore di lezione, pomeriggi sui libri e uscite con le amiche. Ed è proprio durante una di queste uscite che in un pub incontra Michael, un simpatico cameriere di 22 anni. Erika è troppo timida per farsi avanti. Vieni! A dare una scossa alla situazione ci pensa Michael, che dopo un breve corteggiamento chiede ad Erika di uscire. Tra i due ragazzi è subito amore. Anche se si conoscono da poco tempo, immaginano già un futuro e una famiglia insieme, ma al momento giusto, quando Erika sarà diplomata e quando Michael avrà un lavoro stabile. Però intanto se non lavoro che facciamo? Questo sì. Un giorno però sono costretti a rivedere i loro piani. Erika, insieme a Michael, fa un test di gravidanza e scopre di essere incinta.
Quel futuro è diventato all'improvviso il loro presente. Erika e Michael vanno a vivere insieme, in una casa tutta loro, dove si preparano all'arrivo di Gabriela. Ciao, sono Erika, ho 17 anni, sono fidanzata con Michael e aspettiamo la nostra piccola Gabriela. La gravidanza mi ha fatto crescere, mi sento un po' più adulta. Il fatto di diventare mamma così giovane, ogni tanto ci penso, ma non perché ho paura di perdere la mia adolescenza, ma mi spaventa il fatto che magari non sono all'altezza con la bimba. Ti ho portato la casa di Gabriele. Mi mettiamo a posto. Quando abbiamo scoperto che ero incinta, sono rimasta un po' scioccata. Lui anche. Ho preso questo. È bello questo. Come ho saputo che Erika era in gravidanza? Da una telefonata. Mi ha telefonato insieme al ragazzo e mi ha detto che Erika è positiva. Io gli ho detto: positiva a cosa? Mi pensavo al virus. Guarda, questo è la positiva. Sì. Gli hanno detto di tutti i colori, qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Adesso rido, ma ero nera, ero arrabbiata perché era piccola. Ah, sono belle. Sono piccole. Cioè, lo sapevo, però più in là, quando era più grande. A me sono i dolori. Ti viene mal di pancia, te ne accorgi. Mal di pancia, si indurisce la pancia. Dopo mia mamma mi ha richiamata a me e mi ha detto le stesse cose che le ha detto a Michael, che potevo stare attenta, che ancora dovevo finire la scuola, che ero piccola. Quando è il momento te ne accorgi, vedrai. Per i primi, la verità, 3-4 mesi ho fatto finta di niente, però ci stavo male. Hai l'ansia? No, un pochino. Di cosa hai paura? No, paura no, vabbè, un po' d'ansia. Prima con mia mamma non avevo un bel rapporto, nel senso che non gli raccontavo le cose che mi succedevano, tutte queste cose qua. Invece adesso che sono rimasta incinta è cambiato. Penelope ha 16 anni e vive a Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. Vive assieme ai genitori Simona e Franco. Stasera solo pizza. Quella io guarda, io basta. Pizza e dolci? Sì. E panna montata? Il suo fidanzato Marco abita in un paese poco distante e spesso va a trovarla per starle vicino. Marco ha 20 anni, studia a Roma e lavora come allenatore per una squadra di calcio. E ha anche detto che ci vuole dedicare un gol. Con lui, Penelope ha una relazione che dura da 1 anno e 3 mesi. Il loro rapporto è nato sui social e in una settimana un timido messaggino si è trasformato in un'importante storia d'amore. Mi piace. Un giorno, insospettita da un ritardo, Penelope ha fatto un test di gravidanza, risultato negativo. Niente, ricominciamo. Nel dubbio ne ha fatto un altro, ancora negativo. Non contenta, ne ha fatto un terzo. E Marco era con lei quando l'esito è apparso sullo stick. E Penelope ha detto, rassegnata, sono incinta. Oh,
Dai, Santiago! Ci siamo, ci siamo! Qui dentro c'è il piccolo Santiago, di ormai 9 mesi. Io non vedo l'ora che esca. Non vedo l'ora di vederti, come sarai, sarai bellissimo. Ehi. Essere incinta per me significa molto. Penelope! Mi ha cambiato totalmente la vita. Buongiorno. Tu stai alle fragole fresche. Tu ci fai la frolla volante. Basta. Noi ci tagliamo tutte le fragole, ci le laviamo, ci puliamo i kiwi. Siamo una famiglia molto unita. Stiamo sempre insieme, facciamo le cose sempre insieme. Cosa ho perso? Cosa posso? Vabbè, ma io di solito faccio da mangiare mica i dolci. Io oggi mi sto addolcificando, insomma, oggi perché volevo fare un dolcetto con mia figlia. Papà è un tipo molto, molto acceso, molto vivace, un tipo molto, molto protettivo. E anche mamma. Io una donna che non devi chiedere mai. Sei riaperta, sei riaperta, si sta stracagnando, guarda, guarda. Non va a dire, non fa. A mamma, vabbè, io ho sempre raccontato tutto. Ogni cosa che io facevo, non mi sono mai vergognata di niente. Sempre, cioè, aperta proprio. Sei mosso oggi? Oggi pomeriggio no, stamattina. Perché ho detto mamma, ormai mi sveglia lui. Oggi ancora... Oggi ancora no, sì. Non vuole essere scocciato. O se sta cominciando a mettere in preparazione. Sì, ma non oggi. Io ho scoperto di essere incinta a settembre. Ho chiamato subito mia madre, appena l'ho saputo. Le ho detto, guarda mamma, comunque il test è positivo. E ho detto, adesso vedi tu come dirlo a papà. Amore, hai sentito tua figlia? Non oggi. No, non è il caso. Allora, parla con Santiago. Sto a parlare, guarda, non è il caso. E gli dici, guarda, non per oggi. Per cortesia. Io non c'avevo il coraggio di dirglielo a Franco. Ho detto, allora lui stava guidando. Stavamo sull'autostrada, gli ho detto, vabbè, io penso questo è il momento giusto. Io mi giro e gli faccio, Franco, dobbiamo parlare. E lui è rimasto, guardava, mi guardava e mi parla. E io gli ho detto, guarda che è successa una cosa, però non ti devi agitare. Tu guarda che aspettiamo un bambino. Mi è preso un colpo. Perché pensavo fosse lei. Ecco perché mi era preso il colpo. Dice, sì, ma non sono io. Perché se non è lei... Penelope. Santiago! 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 Non ne va più manco. Non vuole più sentire. Si è messo le dita nelle orecchie. Io ho realizzato, gli ho detto. Marco, guarda che un bambino è per sempre. La stessa cosa che mi disse mio papà. Guarda, identica. Te la senti? Lui mi ha detto, ce la sentiamo. E io gli ho detto, e allora io sto al vostro fianco, contro tutto e tutti. Dolci cocco la momento. Dolci cocco, leva mano, leva mano. No, io. O io. Quando nasce vuoi litigare, vuoi tirare da una parte. No, io.